di casa, perché si aspettavano ben altro dalla Cavese, ma più che dalla Cavese, dalla Ternana, cioè la pensavano un pochino più di messa. Non avrebbero scommesso, perché non conoscono Baldassarri, sul fatto che con tante seconde linee, se così vogliamo chiamarle, la Ternana avrebbe comunque tenuto botta a degli attaccanti, ad un reparto avanzato della Cavese di tutto rispetto, specialmente nel proprio fronte offensivo di Tu destra. volevi dire quando metti 11 uomini in aria quelli che so. Non ha No, messo 11 uomini in aria, non l'ha messi per niente, è quello il bello. no. Ho detto è uno scherzo perché non vanno neanche sottovalutati i meriti allenatori. No, Sono state imputate io degli non so se lui la errori. pensa allo A stesso Cambrone modo, ma. sono stati imputati degli errori e questo lo posso garantire perché l'ho sentito anche ieri sera al telefono, l'allenatore della Cavese. Degli errori, però, quali errori? I cambi erano quelli. Quando è entrato Romeo era un dettato specifico quello di andare e realizzare il gol e stava quasi per arrivare, proprio Romeo l'ha sfiorato. Quindi io dico che a Camplone non ha molte colpe, a mio parere, sempre, a mio personale parere, è stata in sostanza anche la bravura di Baldassarri. Comunque sia, Esattamente. con una difesa inesperta e ha caricato bene la Comunque squadra. mi pare da sottolineare che mancava Sartore al centro della difesa, in Sì. assenza, al di là di tutti, insomma, no? No, Il non si è Sartore qualche sentito. volta l'abbiamo anche criticato, però è un giocatore importante su questi Sì, ma non campi, si è però non sentita. Zaccendina perché No. Tedeschi, insomma, no? È stata una. Tedeschi è stato straordinario in mille e una occasioni. È stato tranquillo, è stato preciso e diciamo anche Visi ha fatto la parte sua, perché con quel, peraltro non so se avete visto poi dalle immagini, avrà portato bene forse quel rosso e verde stranissimi, aveva una divisa La stranissima, maglia della Ternana. anche molto visibile, perché io adesso non lo Adesso so, non ma mi tirare fuori la teoria che si mettono una maglia no, sgargiante perché almeno l'attaccante non la tiro mira proprio fuori, la maglia sgargiante. no, non la tiro fuori questo. Però resta un fatto che per i difensori, adesso non c'entra niente con la partita, ma l'essere molto visibili per un portiere aiuta molto i propri compagni, perché con un colpo d'occhio vedono dove è piazzato, come si piazzano loro. No, no, è vero È come questo. Sono Carnevale piccoli sulla particolari, autostrada. no, sono molto piccoli Con la particolari che quando stai barzelletta. nel momento della difficoltà comunque funzionano, ma non c'entra niente con questo qua. Beh, Non i sta nostri qua. difensori guardano dove è piazzato il Visi, portiere. non Che dico. vuoi che mi. Non mi Dico che segui, quando scusa. il portiere, notoriamente dà in là la difesa, no, dà in là la difesa, Scusami, eccetera, e strilla e dà comunque delle informazioni, eccetera. Averlo ben visibile come distanza è molto importante per il difensore. Scusa Harry, scusa. E questo, Comunque, non lo so, se tu adesso giochi a peraltro pallone lo dovresti è ora sapere. che parla Gioca a Luciano, punta per lui. lo dico io No, meglio. no, no. Però è così. Lo Sto dico io lontano, meglio. entra I dopo, entra. difensori, Lui è difensore, lo i sa. quattro difensori, tre che siano, tengono sempre d'occhio la posizione del portiere. Siccome spesso la tieni d'occhio con la coda dell'occhio, scusate la ripetizione, averlo ben visibile, come dice Enrico, è importante. È Perché tu più quando giochi importante in per i difesa difensori che tieni non per d'occhio sempre il portiere. l'attaccante. Tieni d'occhio sempre il portiere. Quindi averlo ben visibile è un vantaggio. Tu comunque quando giochi in difesa, Ma il portiere lo devi guardare sempre. Oh, allora questo che dicevo è più Capito, perché gioco importante. Ascoltami, dell'A. è più importante lo Gioco. sgargiante del portiere, questo per rispondere a te, per chi si deve difendere che non per chi deve attaccare. È una bufala la faccenda, tanto per capirci, che se è sgargiante io tiro addosso al portiere. No, non No, questo esiste, lo non sosteneva il esiste. Ma portiere non è di una Mesce. bufala, non è una bufala dire che essere sgargiante e Te lo ben ricordo, come si visibile aiuta il chiama? Tu, quello difensore. si preparava, il portiere del Messico, quello che si metteva sempre due sgargianti. Beh, non so, Dei forse mondiali. Campos, dice Campos, forse Campos, Campos, esattamente, mi che pare, tirava non anche i so, perché rigori, voi che faceva qualcosa. portava le due sgargianti non me lo ricordo. Credo E si lui chiamasse Campos, fece sì. un'intervista dicendo: guarda, io me la metto perché almeno mi tirano addosso. Ho capito. Convinto lui, contenti tutti. Comunque lui, questo era Campos, Va penso. bene, Luciano, Baldassarri, Brambilla, i giocatori toccherà degli bravi stavolta, no? Sì, i giocatori sufficientemente bravi. Io dico subito che ho visto Spezzone, non ho visto la partita intera, perché non ce la faccio a vedere 90 minuti senza un tiro in porta. Questa Lo è sapevi già, la mia, lo sapevi già. difficoltà. Però, tutto sommato, ho visto Allora, tu prima Spezzone. hai visto l'Ispezione, tu se hanno tirato, guardo anche la partita, se no, no.
Diciamo la Ternana, diciamo che mi aspettavo, la Ternana che doveva prendere un punto ha preso, da Spezzone ho visto qualche parata buona del nostro Diciamo che non era portiere, facile, via, diciamolo. però diciamo un anno mediocre, un anno Vabbè, ma dopo il mediocre, giudizio dopo dell'intera annata lo iniziava facciamo. ad andare un'annata Ci manca rovinosa, ancora. capito? Era Sì, quello il problema. però Meglio mediocre che rovinosa. quest'anno tutto sommato non abbiamo tribolato proprio come gli altri anni. Un po' Aspettiamo a meno, dirlo un perché. Un po' meno, po' siamo meno stati ancora alla sempre al fine. centro Però classifica. forse questo meno tribolare ha fatto perdere ancora ulteriore interesse alle sorti della squadra Ma nei tifosi ancora. ternani. Aspetta, ti dico questo, mica perché mi sono faccio Nostradamus che prevedo quello che dicono, perché già lo so quello che hanno detto, che abbiamo tornano le interviste possibili, quelle in giro per Terni. Le E che interviste, vuoi sì. annunciarle tu, Beatrice? Servizio di Stefano Giovagnoli relativo all'intervista appunto dei nostri ternani sulla Ternana. Prego, I regia. nostri concittadini. La salvezza della Ternana è a portata di mano, ma ancora va conquistata sul campo e domenica a Liberati arriva un Foggia in gran forma che deve mantenere il passo playoff. L'attesa in città non è certo quella martellante delle televisioni e dei quotidiani locali, che non vedono l'ora di proiettare immagini e non dare le prime pagine d'inchiostro per un argomento che, a dir la verità, non suscita più interesse. Ragazzi, siete tifosi rossoverdi, secondo voi la Ternana si salva? Da dove si salva? Dalla In che serie sta? retrocessione. Non lo so, in che serie sta? Ah, non lo sai? No, sinceramente no. Io non posso darvi nessun parere perché non me ne interesso per niente e quindi mi dispiace. Comunque, se la Ternana si salva, è sempre un merito per la città, no? Si salva? Lo so. Una volta la Ternana era notizia principe da commentare a corso tacito, in strada o davanti ai bar. Ora diventa veramente dura strappare opinioni sulle fere. Un drago ferito che non sputa più fuoco per la gioia dei suoi tifosi, avviliti e demoralizzati. La Ternana si salva, si doveva già salvare. Ciao, ciao Alberto. Si doveva. Io seguo il calcio oramai da 65 anni, perché avevo 6 anni quando con il tramvia sono andato al Viale Bria a vedere la prima partita di pallone. Però devono cambiare qualcosa, perché arrivare sempre a fine campionato con queste situazioni, beh, non è bello, insomma, no. Loro devono essere salvi qui con la Pistoiese, qualcosa non ha funzionato, io non lo so che, ma sicuramente, ma io comunque credo di sì, al 100% la Ternana è salva. Alla fine dovevamo incontrare per forza qualcuno che se ne intendesse di calcio, che il calcio lo vive proprio da vicino, come Moreno De Angelis, per farci sapere qualche cosa sulla Ternana, una sua impressione. Diciamo che io in questi 3 anni, 4 di gestione di questa società, chiaramente con tutte le polemiche che sono vissute, eccetera, comunque sono sempre un Ternano, quindi la Ternana per me è la prima squadra per cui tifo, anche se per impegni calcistici non la posso seguire tutte le domeniche. Io ho l'impressione che comunque sia una società seria, da quello che so, è sana soprattutto economicamente. E i problemi che ci sono per gestire una squadra di calcio in questi momenti li sappiamo tutti, non è che lo devo dire io, soldi, 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 soldi. E probabilmente questa società, prima io mi sono fatta questa idea, vorrà risanare completamente tutto quello che era il problema del fallimento della società e poi magari puntare a qualche categoria che è più consona alla città, eccetera. Posso dire una cosa, l'unica cosa che mi dà fastidio è dover fare il biglietto col documento, andare sul tornello, andare sul posto obbligatorio, quindi penso che questo possa dare fastidio anche a qualche tifoso che magari queste cose non le sopporta, però io dico che tutto sommato una squadra in Serie C che non ha debiti, tutto sommato si sa.